come è nata l'amore per la musica? È nato grazie, penso, a CD portati dal mio fratello, che noi abbiamo avuto una grande fortuna, una grande sfortuna per i vicini, che abitando accanto all'Happyland, nonché vecchio Torquemada, mio fratello faceva lì le serate, quindi tornava sempre nei CD, che in quel momento era il filone importante italiano, che era Metempsicosi, fondamentalmente. E quindi mi arrivava sempre CD con Ricky Leroy e tutti loro, quindi ho iniziato a sentire l'elettronica grazie a loro. Poi da lì, ovviamente, come tutte le cose, è nata un imprinting immediato che ha portato anche a un'evoluzione di consapevolezza e quindi automaticamente di andare a cercare musica che fosse anche al di là di quell'elettronica lì. Infatti, Certo, ti aveva incuriosito proprio a 360 mi tutto aveva il mondo. incuriosito la 360, sì, perché io non ho mai ascoltato solamente elettronica, sempre solo tutta la musica, cioè mi sono ritrovato a sentire AC/DC un giorno e il giorno dopo sentivo sempre rock come Slipknot, il giorno dopo mi sono ritrovato a sentire Villa-Lobos e il giorno dopo ancora Timo Maas, Perfetto, cioè si ottimo. parla di cose perché. E questa cosa qui. E quindi come sei riuscito poi, no, a trovare la chiave per andare, no, a esaminare ancora più profondamente, diciamo, un tuo sound, no? Che poi appunto avendo più tante influenze, come però hai ristretto, no, la cerchia, il Penso che il suono? riassunto te lo fa con una parola e basta, che sia emozione. Punto. Cioè qualsiasi cosa che per me è musica, ma la musica deve essere emozione legata a qualcosa. Infatti, cioè, una cosa scontata è che te un giorno sentirai un brano, no? Che può essere un brano qualsiasi, che ti dà un qualcosa perché te in quel momento riprendi Certo. quell'emozione lì e il giorno dopo non è lo stesso. Quindi Chiaro. per me è la stessa identica cosa sui generi. Quindi non sto a seguire un filone ben preciso, anzi, penso anche dalle produzioni che faccio si sente che c'è un insieme di influenze, non è solamente un genere perché voglio uscire su quell'etichetta lì, che voglio fare quella Chiaro. label, non mi interessa. Cioè voglio che tutte queste influenze in quel momento vanno a racchiudere un qualcosa che deve dire un qualcosa a chi mi ascolta, fondamentalmente. Non so Perfetto. se era la risposta No, alla tua no, domanda, era proprio ma questo, no, no, insomma. precisamente. E come hai iniziato? Quindi quali sono state, no, le prime serate, se mi vuoi raccontare degli aneddoti, e come è stato il processo di crescita, ecco, all'interno della tua carriera da DJ, diciamo? Allora, da DJ, ma fondamentalmente ho iniziato che avevo 13 anni, 12 anni già a suonare. Penso la prima serata l'ho fatta in Meccano, se non sbaglio, che ho iniziato nel privé del Meccano e poi subito dopo ho avuto la fortuna di, grazie che suonavo in coppia con un altro mio carissimo amico, di ritrovarci a suonare con già artisti che in quel momento erano una scena importante, per dire si suonò insieme a Guillaume, che in quel momento mi sembra se non erro era già Cucun anche lui. E quindi da lì di cosa nasce cosa avevamo capito anche guardando proprio loro qual era la definizione di DJ, ecco, mettiamola Perfetto, così. E noi abbiamo certo. seguito quella linea, poi abbiamo avuto la fortuna ovviamente di avere altri ragazzi che ci potevano inserire in feste o situazioni che potevano appartenere a noi. Di cosa nasce cosa. Ok, e invece l'altra vita, perché mi piace sempre non dividere, no? Perché ovviamente c'è la vita da DJ e la vita da producer. Ok, sì, sono due cose Come completamente unisci diverse. questi due mondi? Perché immagino che non sia assolutamente semplice. E ad oggi in quale ti senti, no, più, come dire, soddisfatto, ecco, di ciò che sei riuscito a implementare, se così possiamo dire. Un po' Questa è una bella tosta. domanda. No, no, è una bellissima domanda invece. Penso che, allora, sicuramente se forse ad ora mi definisco più produttore che DJ, ma solamente perché forse le mie ultime, cioè il mio ultimo lavoro è stato tutto più improntato su come produttore, ma anche perché la soddisfazione che mi ha dato l'esprimere me stesso grazie alla musica per adesso non mi equivale tanto con un semplicissimo DJ set, che poi semplicissimo o meno non lo è mai. Però è iniziato, cioè io all'inizio per dire il nome di Florent & Cavaret non era di Florent & Cavaret, io ho sempre usato il mio Tommaso Nuti, era rimasto quello. La semplicità, no, nelle cose, però non trovavo, non ero io. Invece di Florent & Cavaret è nato nel momento del Covid, tra l'altro, sì, sì, nel momento Covid, che era proprio un'espressione era un urlo al dover esprimersi. Quindi da lì ho preso forza e ho detto: bene, devo fare questo progetto che se anche non piace la musica, questo sono io. Punto. Cioè, e non mi Prendetemi come interessa. Poi, sono. ovviamente, sto avendo e spero in futuro di avere una crescita sul discorso sonoro,
quindi che vada a portare i miei brani sempre a essere nel modo migliore, però non questo sono io. Ok, chiarissimo. E i traguardi, diciamo, gli obiettivi che, di cui sei più soddisfatto, se mi vuoi citare qualcheduno, sia lato DJ, lato, diciamo, ma produzione, penso, ecco. L'anno scorso sia stato, ho avuto tutto e poi purtroppo per via dell'alluvione non ho avuto più niente perché mi ha portato via tutto, infatti ora sono a vedere un attimo nel rodaggio, però nel momento dove ho avuto tutto ho avuto la soddisfazione più grande, perché cioè io sono nato sentendo, se non erro, quando ho iniziato a sentire i primi dischi era uscito il primo Cadenza, okay, se non sbaglio, che era Luciano Quinum Orange Mystic, sì, e da lì erano in competizione Cadenza e Cocoon, anche certo, se erano due filoni diversi, però i filoni importanti erano quelli in quel momento, okay, no? Ho detto, oddio, cioè la musica che mi appartiene di loro è fondamentale, okay, uno o l'altro deve uscire, però sono sempre stato più sull'elettronica di Kuhn. Ok. Quindi per me l'anno scorso essere uscito su una compilation importante come quella di Kuhn, poi insieme tra l'altro a Marco, è stata una cosa che per me non ha equivale, quello sicuramente. Allo stesso momento poi ho fatto anche sempre l'etichetta di anche Aged Marco, che sì, è stato un traguardo enorme, è stato tutto molto di successione, sì, 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 okay, e di soddisfazione. E se mi dovessi dire il posto invece dove hai suonato, dove ti è rimasto più impresso, che no, non per forza perché sia il posto più grande, ma per la situazione c'è stata, per la situazione c'è, sì, stata, penso proprio il Tenax insieme a Marco. Ok, Tenax con Marco è stato qualcosa di che, sì, okay, ok, che già fin da subito c'era veramente tantissima gente, quindi subito il cuore a mille. Già. Ok, come è stata invece, no, l'evoluzione nel saper confrontarsi con un pubblico, no? Perché immagino durante una carriera poi una persona si adegua e impara poi bene a comportarsi e a capire meglio la pista, no? Qual è il tuo rapporto col pubblico ad oggi? Allora, ad oggi ti dico, secondo me dipende veramente tanto dalla situazione. Cioè, per dire, un Decibel, festival come Decibel, sei veramente, cioè, il lato mainstream che ti porta, tipo io personalmente lo subisco più che riesco, okay, a esprimermi, perché sono situazioni enormi dove il pubblico è distante e capisci fino a un certo punto, no? Certo. Se non sei già, ovviamente, nel momento che è tutto pieno, quindi chiaro, chiaro, quello è un altro par di mani. Mentre penso che la lucidità nel quale tu ti possa esprimere in un club, un qualcosa dove le persone sono a stretto contatto, quindi capisci subito, tu immediatamente per tu, certo, capisci subito se quel disco lì, cioè io mi viene in automatico capire, certo, se quel disco va in quel momento. Ok. Infatti, okay, cioè tante volte si sta sentendo dire ma tanto un DJ vale l'altro, una, non è proprio così, cioè non è che un DJ vale l'altro, una selezione vale l'altra. Assolutamente no. Non è questo, perché tante volte sbaglio anch'io. Certo. Cioè non lo metto nessun dubbio. Sì, sì, sì. È la lettura, diciamo, che poi quel DJ fa magari anche, sì, durante la serata con quel pubblico lì, perché poi ovviamente magari il club può essere lo stesso, ma la situazione ogni sera può essere differente in base, sì, a chi differente hai davanti. Quindi è lì penso stia la vera bravura, no? Nel chi va a fare una selezione. E, sì, decisamente. Prima hai parlato di obiettivi e mi hai detto che appunto te ne immagini sicuramente degli altri. Che traguardi futuri ti sei messo o se te ne sei messi ad oggi? Traguardi futuri, diciamo che già in cantiere, che è quello di fare, vabbè, a parte ora ho aperto la label mia dove stampo in vinile, quindi tutto il percorso di come quello mi sta dando, no no, proprio De Florente and Capre Recording. Ah, okay, sì, okay, sì, ho ottenuto proprio il progetto, era una cosa che doveva essere quello, okay, cioè la musica, la stampa, cioè deve essere quello. Perfetto. Infatti il massimo che faccio è far uscire qualche remix, okay, di qualche amico, che tra l'altro mi uscirà quello di Lorenzo Magnozzi e insieme a me, quello già è un traguardo, però penso che il vero traguardo sia che sto già facendo l'album, e di arrivare a fare solamente live. Quello bello, è bello. Solamente, perché poi automaticamente grazie ai live ci sono dei progetti, certo, veramente fighi dietro. Possiamo dire che il live forse è quello strumento che ti permette di unire i due mondi che finora, sì, abbiamo parlato, che è un po' produzione e DJ, perché comunque sicuramente la produzione ti ha dato, no, libero sfogo anche nell'imparare a fare, certo, live, quindi diciamo lì forse, come dici te, è realmente ciò che sei. Sì. Cioè unisci veramente le due cose che probabilmente nel bene o nel male, meglio, fondamentalmente nel bene o male, esattamente, quello esattamente. È così. C'è un'altra passione che avresti voluto coltivare? Immagino di no, perché ok, cioè mi dovessi dire guarda, ma quante volte me ne sono chiesto, tante volte anche io, certo, anche il fatto proprio di poter dire ma se non faccio questo, infatti per dire io ho l'alluvione, perdendo lo studio, perdendo tutto, e meno male sono riuscito a salvare le macchine, però
Io da novembre a ora che sono dovuto stare fermo per forza maggiore perché non so dove, madonna, mi sono vuoto. Cosa faccio? Vuoto totale, infatti. E okay. No, non c'è altro. Ok, perfetto. Quello no. C'è qualche cosa ci vuoi dire sull'album? Qualche cosa... Ma l'album è troppo fresca. Le linee, qualcosa... La linea deve essere una linea che deve essere un'espressione a 360 gradi. Okay. Quindi, The Florentian Cabaret, io continuo a dire sempre il nome, ma perché è un progetto. È cioè, sono io, no? Ma è un progetto. Certo. Non c'ha linee musicali. Okay. Quindi, se io faccio un'uscita house, come posso fare un album? Per dire, prendo un album e faccio un filone del tipo, inizio, come tanti album, me lo sono un po' immaginato così, con una intro, una suonante, certo. Può avere un filone che dall'house mi va a finire alla techno, mi va a finire a qualsiasi sfumatura che ci può essere. Okay. Ovviamente deve avere un senso logico, certo, legato fra di sé, non cose chiaro. Che ti svegli la mattina e fai. Ok, così. Quindi diciamo ci dobbiamo aspettare una bella sorpresa. Ecco. Spero di sì, via, speriamo di sì. Quello, spero che almeno ci sia qualcosa di anche dentro di novità, se vuoi. Certo. Che ultimamente sto riscontrando sempre meno. Spero di essere in grado di poterla proporre. Quello, okay, quello sì. Noi ce lo auguriamo. E ti ringraziamo veramente. Grazie tanto a voi per essere passato qua e del vostro progetto bellissimo. Grazie mille. Quando vuoi passare sei benvenuto. Altrettanto.